Quello che si chiude è stato un anno durissimo per la carta stampata. Dalle nostre edicole sono spariti e nulla lascia prevedere che vi ritorneranno tutti i quotidiani politici e di partito. Nel 2015 rischiano di sparire anche molti giornali cooperativi e non profit, compresa una buona fetta di editoria cattolica e molti giornali locali. Negli ultimi 2 anni hanno già chiuso 32 testate, adesso un'altra ottantina rischiano di fare la stessa fine. Dopo che il governo ha dimezzato con un tratto di penna i contributi all'editoria relativi all'anno 2013 e non ha stanziato neppure un euro per i prossimi anni. Naturalmente l'attuale situazione non è addebitabile solo al governo, anzi ai governi che si sono succeduti in questi ultimi anni. C'è la crisi che ha ridotto e di molto gli investimenti pubblicitari e c'è un mondo che sta cambiando. Pensate che in 25 anni in Italia si sono dimezzate le copie vendute di quotidiani. Quasi il 50% degli italiani fa oggi a meno della carta, affidandosi solo alla televisione e a internet per sapere che cosa succede nel mondo e attorno a casa loro. È un problema enorme per l'industria editoriale, ma a nostro parere non soltanto. Quel rapporto speciale di fiducia che per decenni ha legato le persone al loro giornale garantiva anche una crescita di consapevolezza, una maturazione civile e politica, una capacità di analisi che rischiamo oggi di perdere per sempre. Ci stiamo impoverendo di cultura, di conoscenza, di preparazione, insomma di quel bagaglio fondamentale per costruire, prima di una carriera lavorativa, una personalità matura. Ora, la questione è lampante. Quello che abbiamo di fronte è un problema economico-industriale, o l'informazione è qualcosa di più, qualcosa che ha a che fare con i principi stessi di base della democrazia. A noi pare che non vi possano essere dubbi. Un'Italia senza giornali politici, senza periodici locali, magari un domani senza i nostri settimanali diocesani, sarebbe un'Italia più povera, più debole e meno democratica. D'altronde non è un caso se già oggi tutti i grandi gruppi editoriali italiani siano di proprietà di vere e proprie dinastie industriali, che al controllo dell'informazione non rinunciano, costi quel che costi. Come hanno scritto i vescovi del Triveneto nel messaggio che abbiamo pubblicato domenica 30 novembre, nei settimanali diocesani ravvisiamo la presenza delle idee, dei fatti, delle testimonianze che incorporano la logica del buon samaritano, cioè le parole che danno ragione della speranza che è in noi e che si fonda sulla buona novella di Gesù Cristo. Ecco allora, perché queste idee, questi fatti, queste testimonianze continuino ad avere voce anche in futuro, forse possiamo fare a meno del sostegno del governo, ma abbiamo bisogno di sapere che voi, amici, lettori della difesa, sarete ancora, anche in futuro, accanto a noi. Buon 2015.